Ehi la ciurma! Io sono Mazzetess e ben ritrovati qui su Spore Galactic Adventures ITA 2015 for the win. Purtroppo, per questioni di copyright, da questo momento in poi non avrete mai più musica nei video di Spore. Nel senso che negli ultimi due episodi che ho caricato, se ricordate, nelle missioni c'erano dei sottofondo musicale molto gradevole. Però ho ricevuto tipo 3 o 4 violazioni di copyright per video. E di conseguenza, se continuassi a mettere la musica, probabilmente la musica di sottofondo, probabilmente mi tarperebbero ogni singolo video. E di conseguenza non mi va di fare il lavoro per gli altri. Nel senso, io registro il video perché mi piace, ma mi scoccia il fatto che oltre ad aver pagato il gioco debba far guadagnare a loro dei soldi attraverso i miei video. Quindi niente, mi spiace ragazzi, ma la musica non ci sarà più, ci saranno gli effetti sonori, quello ok, ma la musica di sottofondo sono costretto a non poterla più utilizzare. Ecco. Ho scoperto nel frattempo che avessi colonizzato qua un pianeta con la spezia rosa, mi avrebbe approfittato molto di più perché è da più soldi, cioè da quanto ho capito. È nata una nuova stella, lol. Oh, ci sono i tizi cattivi là. Quei blu là che mi vogliono molto male. Mi vogliono molto male, ma non capisco perché siano così idioti. Comunque, allora, io non ricordo bene con che rapporti fossimo rimasti con i nostri amici verdi, ma mi piacerebbe andare a conoscere anche un po' là, quell'altro loro pianeta, ecco, per capire un attimo come sono messi. Allora, qua... Saluti, è un piacere vederli. Che cosa desiderano qua? Ah, sì, qua la spezia rossa la vogliono qualcosa di più che non 225. Quindi io gliela venderei anche tutta. Sì, sì, sì. Con quei soldi potrei comprarmi tipo una riserva energia media, che non è niente male. Oppure queste servono per la terraformazione. Potrei effettivamente iniziare a cercare di terraformare un pochettino. Questa la prendo. Tanto mi sono fatto un fracco di soldi adesso. Arrivederci, ottimo. Medaglia Factotum 1, perfetto. Allora, con loro non siamo ancora alleati. Avevo fatto un commercio di spezie, ma in realtà, riflettendoci su, credo che non li farò mai più. Perché sono davvero poco proficui, perché poi dopo io non guadagno più le spezie facendo in quel modo là, quindi è proprio sconveniente. È proprio sconveniente. Allora vorrei provare a fare un po' di terraformazione qua su quelli che ci danno le spezie blu, perché spezie blu non ne abbiamo tantissime, ma non so chi vende le parole blu, ancora non ho trovato, mentre le gialle so di venderle all'altro, quindi potrei andare a terraformare invece il nostro pianeta che ci dà spezia gialla. No, non avevamo un pianeta di spezia gialla, questa è ben rossa. La ricevevamo dagli altri tizi, la spezia gialla. Quindi, vabbè, andiamo un attimo su Tarantella a prendere un po' di spezie. Quanto ci ha dato? 4 rosa, una rossa e 2 gialle. Quelle gialle e quelle rosa credo che ci arrivino dai commerci con gli altri pianeti. Allora, io andrei a terraformare allora un attimo quello con la spezia blu, perché per ora non ci dà molte spezie, perché abbiamo una sola colonia e la terraformazione non è ancora particolarmente spettacolare. È un T1, se fosse un T3 sarebbe molto meglio. Però allora noi qua dovremmo fare che cosa? Per il T1 manca qualcosa? Non scansionata... Ma cosa vuol dire? Che non c'è oppure che... Scusate, ma sto imparando un po' anche io. No, non radar. Com'è che ispeziono? Questo qua è il raggio traente. Colorazione planetaria. Ma... No, qual è che era quello che... Biglietto di ritorno. Scan. Ah, eccolo qua, scanner. Allora, qua...
Le piante piccole ci mancano, no? Quelle basse. O mancano proprio. Complete le piante per sbloccare, quindi non abbiamo ancora tutte le piante del T1. Ci manca una pianta piccola, che quindi dobbiamo andare a prelevare da un altro pianeta. Proviamo a vedere se un altro pianeta qua in questo sistema ha delle piante piccole. Questo probabilmente perché ha un'orbita verde, quindi sarà almeno un T1, sì. Ci sono delle piante piccole qua. Queste suppongo che siano delle piante piccole. Ah, avercele ce le ha, ma non sono state scansionate. Vediamo un attimo se sono queste. No, questa è media. Piccola forse quella. Sì, esatto, perfetto. Allora prendiamo di quelle piante piccole. Una, due, tre. Non so quante me ne servono, ma ne... Per essere sicuro ne prenderei un po' in abbondanza, tanto qua ce n'è. 4 e 1, 5, perfetto. Adesso andiamo di là e portiamo queste nostre carissime piante T1, in modo da sbloccare gli slot per gli animali. In questo modo poi possiamo stabilizzare il T1 e passare magari gradualmente al T2. Allora, mettiamo delle piante piccole. Ah, ne bastava una in realtà. Vabbè, adesso le metto. Tanto l'ho preso. Ok, ottimo. Allora, quindi, cos'è che dice qua? Hai stabilizzato il punteggio T del pianeta. Ottimo. L'unica cosa, avrei bisogno di un erbivoro. Di due erbivori e un carnivoro, barra onnivoro. Qua non so se ci sono degli animali nell'altro pianeta, perché allora qua c'è Impero Mozzo, ma qua mi diceva qualcosa. Ci sono degli animali, sì. Quali non lo so, ma ci sono degli animali. Perché c'è la zampetta là, quindi dovrei andare a scansionare un attimo gli animali, perché qua dice che ci sono, ma non li vedo. Innanzitutto scansioniamo la pianta grande. Ah. Chissà dove sono, se ci... No, ma dovrebbero esserci perché c'è il pallino. Manca il carnivoro, però gli erbivori dovrebbero esserci. Ah, ecco qua. Ok, ci sono i cicci. Che tra l'altro era un animale che avevo creato io in un'altra partita. Quelli sono sempre dei cicci. Non ci sono altri animali nei dintorni. Sempre cicci. C'è della spezia blu. Sempre dei cicci. Forse dovrei abbassarmi un po' di più per vedere meglio. Li sento anche parlare. LOL. Fare dei versi più che parlare. Però non sto trovando. Ecco qua. Sono dei mozzo? Sì! Sono dei mozzo, ottimo! Allora, io prenderei un mozzo. Ottimo, e un cicci. Prima ne trovo un... Un ciulo, adesso non li vedo più. Eccoli qua. Prendiamo questo. Ottimo! Allora, questi possiamo andare a portarli là. Il problema è che ci manca un carnivoro onnivoro. Quindi dovremmo andare in un altro pianeta. Probabilmente nel nostro. Perché. Ah, però effettivamente non ho colonizzato quello della spezia rosa perché non era T1. Questi erano già T1. Ottimo, allora un erbivoro c'è. E adesso. No, geode. Dov'è l'altro? Ecco qua, cicci. Ottimo, adesso mi servirebbe un onnivoro, quindi. Onnivoro barra carnivoro. E dovrei andare a cercarlo in qualche pianeta. Se no posso andare a cercare sui pianeti quelli dei miei alleati. Qua ci sono dei pianeti con animali. Tipo questo. Che sembra tra l'altro molto, è molto simile alla Terra, visto esternamente.
Poi all'interno, ecco, no. Sì, hanno un carnivoro, non scansionato. Allora andiamo a vedere. Sono per caso questi? Sì, perfetto, trovati subito. Allora, carichiamo un carnivoro qua. No, uno ne volevo solo, vabbè, ne ho presi due. E c'è dei cicci anche, dei mozzo, come erbivori. Ma non siamo già alleati, scusa, con questi viola, no? Sì. Ah, forse con questi dice che... Ah, con quelli siamo diventati... Ma con quelli siamo già alleati, forse, eh? Forse con gli altri là siamo diventati alleati, siamo diventati... Siamo alleati, come... Boh, ero convinto di sì. Non siamo alleati con loro. Allora, diplomazia. Ah, ottimo, ottimo. Mi aspetto una lunga collaborazione. Ottimo. Quindi abbiamo due alleati adesso. Mini raggio gioioso, riparazione AOE. Allora, noi però dovevamo tornare nel nostro carissimo pianeta che è questo qua. Che si chiama, tra l'altro, com'è che si chiama quel pianeta? Eidelianto. Cos'è quella la roba che c'era in orbita? Boh. E andiamo a depositare un carnivoro. Che è un pirata a mia età. Ah no, è un impero Hypox che mi segue. Ottimo. Ciao Hypox, che bello averti con me. Allora, mettiamo un carnivoro qua. Ottimo. Quindi posso... Permettendo colonie avanzate. Io in realtà vorrei sistemare un attimo qua la mia colonia, tra proposito. Dov'è che è? Non la trovo più. Forse la mappa mi potrebbe aiutare. Ok, in questa direzione. Eccola. Per mettere magari delle torrette, degli edifici che producono... perché per esempio non avevo messo nessuna fabbrica, quindi quante spore produco, quante spezie produco, un kaiser di niente. Allora, ma no, perché devo progettare sempre dei nuovi edifici? Porca di una miseria. Ma mettine uno a caso. Questa va bene. No, non volevo. Porca di una miseria. Esci. Allora, abbiamo stabilizzato il T1. Allora, quindi adesso vorrei che fosse un po' albergo in centro. E qua mettiamo accumulatore spazio. Ok. Allora, fabbrica, casa, casa, intrattenimento, casa, non ho più soldi adesso. Appunti terra insufficienti. Ah, perché è solo un T1. Allora io toglierei magari una casa e metterei una torretta. Ok, così mi fa 24 all'ora. E non è niente male come inizio. Quindi per ora lo lasciamo così e boh. Allora aggiungi un edificio per espandere la tua colonia. Dice sì, ok, no, ma non mi interessa adesso. Andiamo a vedere invece la situazione di Roblena. Ok, mi ha dato della spezia. E andrei un attimo a vedere, poi mi devo andare a ricaricare l'energia. Allora, qua come terraformazione com'è? È tutto stabile. È T1 stabile. Quindi, aspetta, giriamoci, andiamo qua verso la colonia. Credo di non poter aggiungere altri edifici al momento, vero? Perché qua li avevo già aggiunti e... No, posso aggiungerne. Delle torrette di difesa le ho messe? No. Io le metterei perché se per caso dovessi finire in guerra contro qualcuno... È sempre buono avere delle difese. Ok, punti terra insufficienti.
Allora adesso vorrei vedere di quanti soldi avrò poi bisogno per... Ah, ma ho pochissimi soldi adesso. Allora andiamo a vendere un po' di spezie. Andiamo a ricaricarci. Poi andiamo a vendere un po' di spezie in giro. E cerchiamo poi di terraformare i nostri pianeti in modo da portarli a T3. Come questo nostro carissimo. Allora, saluti. Ricarica e ripara. Arrivederci. Ma perché gli altri alleati però non mi danno un... Una navetta anche loro? Forse perché sono pacifisti? Saluti, è un piacere vedervi. Diplomazia. Puoi prestare la mia flotta una delle tue navi? Ottimo! Ah, ma l'ha semplicemente sostituita all'altra. Vabbè. È indifferente. Questi... Qua però sono molto fastidiosi proprio qua addosso a noi, eh. Allora, vediamo qua. No, devo andare. Stupido, devo andare a vendere la spezia. Ma me ne sono completamente dimenticato. Ma hanno messo un pianeta loro là? Ma si stanno espandendo un po' troppo questi nostri carissimi alleati. Per i miei gusti. Allora, io vi venderei. Grazie per avermi ricevuto commercio. Vi venderei la spezia. Ah, non la voglio. Però la rosa la vogliono tantissimo. E questo mi fa molto piacere. La gialla non la vogliono così tanto. Ma forse perché la volevano. Cosa ho sbloccato? Yeee! Ammiraglio, ottimo. Ottimo, forse perché era in un altro pianeta che la desideravano quella. Perché non mi fa più vedere le alleanze? Ah, ok, ora sì. Pilota 2, ho il motore interstellare 2 adesso che posso sbloccare. Ed è una cosa che mi servirebbe molto per evitare tutti questi passaggi. Restaurant Enterprise, allora, commercio. No, non la vogliono tanto la. Cioè, sì, ma non tanto quanto vorrei. Allora, andiamo là. Qua. Commercio 14.000, ottimo. E la rossa andiamo a vedere dagli altri se per caso la vogliono. Remida 1. A parte che abbiamo un bel po' di soldi adesso. Vediamo qua se ci danno il motore interstellare 2 senza pagarlo troppo. Allora, commercio. Avete il motore interstellare 2 per caso? 75.000, ottimo, mi piace, sì. Una colonia a 112, ma non voglio altre colonie al momento. Vorrei prima stabilizzare quelle e farle T3. Più che la quantità vorrei la qualità al momento, anche perché se devo starci dietro sempre io vorrei dover poter evitare che succeda sta roba qua. Allora, quindi andiamo qua sulla nostra T1 che produce spezie blu per vedere un attimo. Adesso mi darà della spezie blu, credo, visto che le ho. Sì, infatti. Una soltanto, ma meglio di niente. Allora, congratulazioni colonia di Lidia. No, ma non. No, io volevo andare un attimo su Eidelianto per vedere un po'. Allora, avrebbe bisogno di atmosfera più densa e temperatura più bassa. Però dovrei anche trovare delle altre specie di animali, perché qua ho questo, che però non mi serve un Kaiser. Posso eliminarlo? Eliminiamolo. Sì. Per stabilizzarlo avrei bisogno di altri, però ho bisogno di atmosfera più densa e temperatura più bassa. Allora andiamo a cercare da qualcuno che ci venda questo. Allora, la capitale degli altri, dov'è che... Posso capire qual è la capitale? Credo di no. Però andiamo a vedere qua. Allora, da noi se ci danno qualcosa, se ci vendono qualcosa di interessante. Ci hanno dato delle spezie. Ok. Allora, innanzitutto. Allora, generatore atmosferico, alzare il livello, quindi più densa. Aumenta. Abbassa. Ok, qua hanno tutto volendo. Però. Buono, mini distruttore automatico, un'arma difensiva che quando sotto attacco spara automaticamente contro le torrette e astronavi nemiche. Questo
queste sono delle ottime cose di attacco che però non voglio prendere ora. Più che altro. Ah, qua quanto la posso vendere la blu? Posso venderla alla blu qua, ai miei cari amici. Saluti. No, non la tanto in realtà. Allora, potrei andare a vedere dai miei alleati qua, quelli viola. Anche se forse il loro centro principale è l'altro sopra. Commercio. Qua hanno un generatore atmosferico allo stesso prezzo. Niente. Allora, vediamo se riesco a risparmiare qualcosa andando. Allora, salve, allora, commercio. Non hanno un Kaiser. Forse perché quella è la loro madrepatria. Il centro era più grande, quindi. Boh, è un T3? Sì, può essere loro. Ma non ha niente di quel che comunque. Vabbè. Grazie, arrivederci. Eh sì, perché quello là è pieno, mentre gli altri no. E anche con noi, capite così? Quindi quella deve essere per forza la loro madrepatria. Allora, io andrei da questi. Per vedere a quanto mi vendono il. Qua prendono la spezia a 8.000 la rossa. Ottimo, te la vendo. Aumenta la salute della tua astronave. È un'ottima cosa. Potrebbe servire molto. Guarda qua le armi a quanto costano. Costano molto meno. Posso permettermele adesso? Sì, io me le comprerei una. E uno, due. E anche la salute. Ok, ho speso un sacco di soldi e non so se riuscirò ad aumentare l'affare là, ma. Ah, no, scusa un attimo. No, volevo parlare, fammi parlare. Allora, vediamo un attimo. Qua cos'hanno? Un Kaiser di niente e le altre robe neanche le prendono, un Kaiser di niente. Vorrei vedere qua se. No, mi vendono sempre le stesse cose. Credo forse che lo stesso impero allora venda le stesse cose allo stesso prezzo. No, perché prima ho ottenuto prezzi diversi in pianeti diversi per la spezia. Allora, salve infatti della natura. Ok. Commercio, hai qualcosa da vendermi di interessante? Un generatore atmosferico che costa la metà degli altri, sì. Quindi qua io lo acquisterei, sia questo, che la tempesta di ghiaccio. Grazie. Poi vorrei vedere se sul vostro pianeta, visto che ho un T3. È un T0? Com'è un T0? Scusa un attimo. Il vostro pianeta principale è un T0? LOL. LOL. No, non è il pianeta principale, è una colonia quella in realtà. Questo è un T3? T1? T3? T1. Allora, andiamo su questo T3 per vedere un attimo l'effetto che fa. No. Vedere, allora qua avranno tanti erbivori, tanti carnivori, allora io ho bisogno di altre piante e altri erbocannivori. Ah, ma avevo già una tempesta di ghiaccio. Porca di una miseria. No, allora io vorrei scansionare un attimo della roba che. Ok, quindi una di queste potrei anche prenderla. Ottimo. Poi. Questa piccina qua non è niente. Ottimo. Quella non l'ho messa di là, credo. Prendiamo anche quella. E poi avrei bisogno di animali. Allora. Che però non vedo qua in giro. Ma sono dei mozzo forse, sai? Beh, scansioniamoli per essere sicuri, ma.
No, no, e sono... Cosa sono? Onnivori. Ottimo. Raggio 3, dove sono andati adesso? Ho bisogno di... Ho preso forse un po' troppa roba. So che ho preso un onnivoro e una pianta piccola. Non mi serve la pianta piccola, ma ho bisogno di... due erbivori. Con tutti gli animali che ci sono qua dovrei trovare... Ah, ecco qua, questi... Però voglio essere solo sicuro che siano erbivori. Sono erbivori, ottimo. Allora prendiamo questi erbivori qua. Boh, ne ho presi due, vabbè. Ah, ma c'avevo ancora spazio là. Cos'è che ho preso qua? Un'altra pianta piccola. Ma basta, non la voglio la pianta piccola. Ok. Ho bisogno di un altro erbivoro, allora. Ok, qua ci sono degli animali, li ho visti. Si muovevano qua sotto, dove sono? No, non questi. È erbivoro, ottimo! Quindi... Ecco, magari non tutta sta roba. Ho preso l'erbivoro, ok, ma ho preso anche cosa? Altre piante che avevo già, forse. Beh, per ora le tengo, visto che c'ho spazio le tengo. Cos'è che mi dice qua? La stiva è piena, devi fare un po' di spazio. Ottimo. Tanto adesso andiamo a liberarci un po' di spazio nel nostro nuovo pianeta che è quello là. Quanto stanno colonizzando, dannazione? Cioè non riesco ad essere così veloce a colonizzare. Com'è possibile che lo colonizzino così in fretta? Allora io andrei qua. Terraformerei un attimo. No, strumenti. No, strumenti, terraformazione. Tempesta di ghiaccio. Ottimo, sta entrando verso il T2. Ok, T2, ma va stabilizzato adesso. Quindi, allora, pianta piccola. Pianta media. Dov'è la pianta grande? Ah, eccola qua, pianta grande. Animali. Allora, erbivoro. Ottimo. Poi l'altro erbivoro dov'è qua? E te ne metto un altro. E un onnivoro. Zoologo, hai completato la... Oddio! Dobbiamo andare a difenderlo. Ah, là potrei mettere una colonia in più, quindi. Ora. Però devo andare... Ah, no, qua? Ehi, delianto? Che succede? Ma c'ero sopra il pianeta di Lianto. Dove è andato? È scappato? C'è ancora? Ah, se n'è andato, ottimo. Commercio, qua mi vendono... Ma le colonie me le vendono a un fracco di soldi, naturalmente. Comprate delle spezie? No.
Posso però aggiungere degli edifici adesso che ci penso. No, ma prima andiamo a comprare l'altra colonia. Mettiamo un'altra colonia e poi ci pensiamo agli edifici. Allora, andiamo a vendere della roba. O a prenderla qua. Andiamo a prendere quella che mi pare che fosse a. Odio dover sempre entrare per, dover, per poter parlare. No, 105. Ah, 112, sì, ottimo. Allora, 112 io la prendo. Magari poi dopo la trovo a meno, però. Sì, questa te la vendo. 5000 la blu, no. Questo te lo compro, ottimo. Una colonia, arrivederci. Così vado a piazzare un'altra colonia là. Ottimo. Ottimo. Allora. Colonia, vorrei piazzarla dove ci sono un po' di. Ok. Ottimo, vediamo quanti soldi ho ancora. Non tantissimi, però potrei mettere. Fabbrica. Casa. E così sono tristi però. Però boh, ci penserò poi quando ritorno. Ah, ok, ricaricamento, ma non posso mettere altri. Ok, adesso quello là è T2, ma non mi dà della spezia blu adesso che ci passo sopra. Forse devo ritornare sopra. Sì, ok, spezia blu. Ottimo affare. Adesso vorrei vedere se. Allora, loro la rossa mi pare che pagassero tanto. Ma si stanno espandendo in un modo assurdo tutti questi altri tizi. Io non ho mica così tanti soldi. Salve. Allora, commercio. Ah, la blu anche non. La pagano discretamente. Arrivederci. A questo punto, torniamo nel nostro pianeta natale. A ricaricare la nostra astronave e prendere un po' di spezie da andare a vendere, visto che abbiamo pochi soldi. Saluti! Allora, commercio. Qua, avete qualcosa di interessante? Fuochi artificiali per rendere più felici, ma non mi interessa sta roba qua. Riparazione AOE, miraggio gioioso. Questa sarebbe una cosa interessante. Per evitare le guerre, forse. Ma non la vorrei svendere a 7000, perché di là mi pare che me la paghino ben di più. Vado a raccogliere della rossa, qua. Ottimo, 5 spezie. E andrei a vendere qua la gialla. Era qua che la volevano la gialla, commercio. No. Però la rosa a 20.000 l'uno, subitissimo. Arrivederci, vediamo se troviamo qualcuno per la gialla. Qua la volete la gialla? Allora, qua avremo bisogno di risolvere la situazione con quei tizi là in basso. Saluto, impero Minor. Niente, non la voglio. Ma mi sono accorto che sono passati già oltre 30 minuti di registrazione. Quindi io per questo video vi saluto. Ci vediamo nel prossimo video di Spore Galactic Adventures. Sempre questa settimana. Quindi, ciao a tutti e buona giornata.